appuntamento del nostro webinar che illustra il piano triennale per l'informatica 2021 di AGID. Oggi appunto è il secondo appuntamento e vi ricordo che ne manca un terzo che si realizzerà la prossima settimana, venerdì 11. Vi anticipo che il programma di oggi è abbastanza ricco, quindi io sarò molto rapida. Questa è un'iniziativa che, come vi ricordo tutte le volte, si inserisce all'interno di un progetto che Formez realizza per conto di AGID e che ricade all'interno del PON Governance. Il progetto è Informazione e Formazione per la Transizione Digitale. In particolare, questa attività afferisce alla linea 1 del progetto che ha in campo molte attività che sono rivolte in particolare ai responsabili per la transizione digitale. Allora, oggi parleremo del format per diciamo, la compilazione del piano triennale. Vi anticipo che saranno con noi Federica Ciampa e Stelio Pagnotta, che avete già visto nel webinar precedente, e a cui si aggiungeranno poi Nicola Veglianti e Antonio Tappi. Ci sarà poi una Francesca Zampa. E ci saranno uno spazio, ci sarà per rispondere alle domande che voi porrete in chat. Si parlerà appunto di format del piano triennale, ci sarà un'introduzione generale al modello che faranno appunto Federica e Stelio e l'illustrazione delle linee guida per l'utilizzo del format per il piano triennale, Nicola Veglianti e Antonio Tappi. Poi Francesca Zampa ci illustrerà il format del piano triennale nell'esperienza in particolare di ACI, quindi porterà appunto direttamente un'esperienza di applicazione. Io lascio la parola a Stelio e Federica, a cui chiedo di collegarsi per vedere appunto se li sentiamo. Vi ricordo appunto che questo è un ciclo di webinar intanto e quindi voi avrete l'attestato finale a conclusione del ciclo se avrete partecipato a 2 su 3 webinar. Tutte le informazioni, la registrazione, le slide dei partecipanti sono sulla pagina di Eventi PA da cui vi siete iscritti. Mano a mano appunto che andremo avanti nel corso del webinar vi forniremo queste informazioni anche in chat. Se io provo a parlare. Sì, ciao Patrizia, buongiorno. Ok, allora ti sentiamo, buon webinar, ti lascio la parola. Grazie. Allora, ripartiamo con questo secondo appuntamento del ciclo dedicato al piano triennale per approfondire diciamo, un tema a cui abbiamo lavorato negli scorsi mesi, che è quello del format del piano triennale. Naturalmente è chiaro che come gruppo di redazione, lavorando al tema del piano triennale e avendo modo di confrontarci spesso con le amministrazioni, chiaramente una delle istanze che ci veniva spesso posta dalle amministrazioni stesse era quella di avere a propria disposizione delle indicazioni, delle linee guida, un modello da poter utilizzare. Nel momento in cui andavano a scrivere o dovevano confrontarsi con la stesura del proprio piano ICT. Ovviamente, quindi, quando parliamo di format, il principale riferimento normativo è, come per la stesura del piano triennale, l'articolo 14 bis del codice dell'amministrazione digitale, che attribuisce, oltre chiaramente all'attività di redazione del piano triennale ad AGID, anche il compito di verificare l'attuazione del piano triennale. E da questo punto di vista, la predisposizione di un format standard non solo può aiutare le amministrazioni, ma può sicuramente supportare e rappresentare un elemento importante per quanto riguarda questo percorso di verifica dell'attuazione, poiché, come vedremo,
Nel corso del webinar, chiaramente si tende, a, diciamo, anche a standardizzare, quelli che sono gli obiettivi, si tende, a, inserire, degli indicatori, che, favoriscano la misurazione dei piani, anche ai siti, degli enti stessi. Quindi, partendo da questo che è il mandato istituzionale che l'agenzia ha, abbiamo lavorato a questo format, di piano triennale, che sostanzialmente si pone, tre, obiettivi, cioè nasce per tre motivi, come dicevo. Il primo è quello di uniformare e rendere omogenei i piani ICT, delle diverse amministrazioni e il piano triennale AGID. Il secondo è quello chiaramente di facilitare le attività di redazione, da parte delle pubbliche amministrazioni attraverso, delle indicazioni e una vera e propria guida alla redazione del proprio piano triennale. E chiaramente il terzo obiettivo, come anticipavo, è quello di supportare il monitoraggio delle iniziative digitali previste all'interno del piano triennale AGID, ma anche di ciascuna amministrazione. Quindi sostanzialmente, come vedete, si tratta di uno strumento che ha l'obiettivo di andare a mettere un po' tutto a sistema, quindi di evitare che AGID o gli attori istituzionali e le pubbliche amministrazioni vadano in ordine sparso. Quindi diciamo che possiamo individuare tre parole chiave: uniformare e rendere omogenei i piani triennali, facilitare la redazione e supportare il monitoraggio. Ovviamente, qual è stato il percorso che abbiamo fatto in questi mesi? Prima di arrivare a raccontarmi nel dettaglio come si compone questo format, che cos'è questo format e quali indicazioni dà, è importante sottolineare che negli scorsi mesi abbiamo avviato un percorso di coprogettazione con una serie di amministrazioni, proprio perché siamo consapevoli che uno strumento di questo tipo non può che partire dalle istanze e dalle necessità delle amministrazioni. Quindi, vedete, questo è stato sostanzialmente l'approccio metodologico suddiviso in tre fasi. Ovviamente siamo partiti da un'analisi e da un confronto dei piani ICT delle amministrazioni, quindi abbiamo sostanzialmente raccolto un numero di piani ICT di diverse amministrazioni, ricercandoli chiaramente online, e diciamo questo ci ha permesso di capire già un primo elemento, chiaramente fatti salvi tutti gli obblighi di trasparenza, per cui diciamo, la pubblicazione in amministrazione trasparente e così via di documenti di questo tipo. Uno degli elementi di cui ci siamo resi conto è che molto spesso sui siti delle amministrazioni non sono presenti specifiche sezioni in cui il piano triennale viene, o il piano ICT viene pubblicato, con tutta la documentazione, a corredo, e quindi questo, già è stato un elemento che ha reso difficile questa attività di ricerca. Ovviamente siamo andati avanti su questa attività di analisi e di confronto, abbiamo individuato una serie di elementi, comuni all'interno dei piani ICT delle amministrazioni, che hanno rappresentato il punto di partenza per la realizzazione del format, ma abbiamo individuato anche una serie di criticità, che hanno rappresentato invece il vero, in qualche modo, cuore del percorso di coprogettazione, poiché partendo da questi elementi di criticità abbiamo discusso, ci siamo confrontati con le amministrazioni che hanno fatto parte del percorso di coprogettazione e abbiamo provato a dare delle indicazioni. Quindi, ovviamente, nel percorso di coprogettazione abbiamo fatto una serie di incontri operativi, realmente operativi, nel senso che erano incontri in cui abbiamo scritto insieme pezzi di questo format, e siamo arrivati poi alla finalizzazione di questo format che abbiamo presentato alle amministrazioni che hanno fatto parte di questo percorso, e che nel corso, diciamo, realisticamente la prossima settimana sarà pubblicato e quindi sarà a disposizione di tutte le amministrazioni che vorranno utilizzarle. Naturalmente siamo consapevoli che è uno strumento che si rivolge ad una platea molto ampia e che potranno arrivarci ulteriori istanze, ulteriori indicazioni
che naturalmente siamo pronti ad accogliere, nel senso che siamo consapevoli che è sicuramente uno strumento migliorabile anche grazie alle indicazioni e alle istanze che potranno arrivarci dalle diverse amministrazioni che vorranno utilizzarlo. Faccio un breve passaggio su quelle che sono state le evidenze emerse dall'analisi e che ci hanno permesso di partire in questa attività di redazione del format. Quando parliamo di elementi comuni, facciamo riferimento ad elementi che in linea di principio abbiamo ritrovato in quasi tutti i piani ICT che abbiamo analizzato. Quindi quasi tutti i piani ICT avevano una struttura suddivisa tra una parte introduttiva che si chiamava in svariati modi introduzione, executive summary o così via, ma comunque sostanzialmente un'introduzione in cui si fa una contestualizzazione, quindi si racconta il contesto in cui opera l'ente, vengono definiti degli obiettivi generali e una parte poi più specifica in cui vengono definite le vere e proprie attività che l'ente pone in essere. Ovviamente altro elemento comune ai piani che abbiamo analizzato è la contestualizzazione rispetto al piano triennale AGID, che è sicuramente un elemento molto importante, poiché è chiaro che il piano ICT di un ente deve inserirsi nel contesto della strategia di digitalizzazione in quel momento in vigore. E un altro elemento importante, e anche questo poi l'abbiamo riportato nel format, è l'introduzione di nuove linee di attività, di nuove tematiche rispetto a quelle presenti nel piano AGID. Ovviamente siamo consapevoli che alcune attività, alcune linee di azione, chiaramente nel corso del tempo non sono state più trattate all'interno del piano triennale AGID, vuoi perché si sono esaurite, vuoi perché hanno raggiunto un livello di maturità tale, che non era più necessario trattarle, se pensiamo non lo so, al tema della gestione documentale. È chiaro che nel momento in cui si arriva all'adozione delle linee guida, diciamo che da quel punto di vista il tema, per quanto riguarda il piano triennale, raggiunge un elevato livello di maturità, ma siamo consapevoli che a specchio all'interno dei piani ICT delle singole amministrazioni potrebbe essere un tema particolarmente rilevante e quindi le amministrazioni potrebbero prevedere degli interventi su questo tema. Quindi diciamo che questi erano un po' gli elementi comuni ai piani che abbiamo analizzato. Al tempo stesso c'erano una serie di elementi di difformità che abbiamo appunto discusso nel percorso di coprogettazione e a breve vedrete come abbiamo provato a risolvere. Ovviamente il primo grande problema è quello del periodo di pubblicazione. Lo stesso piano triennale AGID, diciamo, non sempre viene pubblicato con una non è stato sempre pubblicato con una cadenza precisa, e chiaramente questo a cascata sulle amministrazioni fa sì che in alcuni casi vengano pubblicati dei documenti in un periodo nell'anno, in altri casi vengano pubblicati documenti a valore annuale, in altri casi a valore triennale. Ovviamente poi quello dipende anche dalla come dire, dall'organizzazione e dalla pianificazione del singolo ente. Altro tema, l'ho già anticipato in precedenza, era quello del formato che si lega in qualche modo al luogo di pubblicazione, quindi la mancanza di un luogo specifico in cui il piano ICT viene pubblicato e quindi è reso facilmente accessibile ai cittadini. E diciamo, il terzo elemento è relativo al processo di monitoraggio. Se pensate all'attuale piano triennale, avete presente che abbiamo degli specifici risultati attesi per ogni capitolo, quindi l'indicazione che diamo nel format è quello alle pubbliche amministrazioni è quello di dotarsi di indicatori che permettano di misurare il raggiungimento di specifici obiettivi, oltre chiaramente all'indicazione di come costruire le linee d'azione, perché ci siamo resi conto che molto spesso nei piani ICT degli enti si rimaneva ad un eccessivo livello di genericità, invece potrebbe essere molto utile individuare specifiche azioni, specifiche attività con delle deadline precise e indicando nel dettaglio gli oneri di ciascuna attività. Se pensate al piano AGID,
Vedete che esistono delle sezioni in ogni capitolo in cui vengono indicate le attività, le azioni istituzionali e le azioni a carico delle pubbliche amministrazioni con specifiche scadenze e con l'indicazione delle amministrazioni owner di ciascuna attività. Naturalmente a specchio, se pensiamo ad un ente, è chiaro che sarà necessario indicare la struttura dell'ente owner di specifiche attività. Chiudo brevemente per poi passare la parola ai colleghi su come è andata la sperimentazione, quindi questo percorso di coprogettazione. Abbiamo coinvolto 10 amministrazioni, naturalmente abbiamo provato a coinvolgere amministrazioni di in qualche modo estrazione differente, centrali, locali, grandi, piccole, per provare a raccogliere il numero maggiore possibile di istanze. Abbiamo fatto una serie di incontri, due o più incontri operativi. Abbiamo quindi condiviso indicazioni sulla struttura. Sulla base di questi incontri siamo arrivati a definire una struttura di format e quindi arriviamo sostanzialmente al prodotto che vi stiamo presentando adesso. Come dicevo, il percorso di coprogettazione ha visto il coinvolgimento di 10 amministrazioni pilota, quindi centrali, enti previdenziali, ministeri, regioni, comuni, molto anche differenti tra loro, sia per grandezza che per mission, proprio perché l'idea è quella di dare un prodotto che sia fruibile a tutte le amministrazioni, che sia utilizzabile da tutte le amministrazioni, e quindi era necessario provare a raccogliere il maggior numero di istanze possibili. Naturalmente siamo consapevoli che un prodotto di questo tipo, magari per amministrazioni diciamo più evolute dal punto di vista della digitalizzazione, potrebbe risultare in alcuni punti anche eccessivamente semplice. Forse alcune indicazioni potrebbero risultare addirittura banali, però vi assicuriamo che nella nostra attività di redazione che svolgiamo del piano triennale abbiamo avuto modo di confrontarci con tantissime amministrazioni e siamo consapevoli che soprattutto per quelle diciamo più piccole è chiaro che anche indicazioni che possono sembrare banali finiscono per essere particolarmente utili. Quindi adesso quali sono stati gli output e cosa vi presentiamo? Da questo momento in poi. Abbiamo tirato fuori sostanzialmente da questo percorso di coprogettazione una guida con delle vere e proprie indicazioni di redazione ed esempi pratici, quindi sostanzialmente una guida in cui diciamo come scrivere un capitolo, come strutturare una linea d'azione all'interno di un piano. Quali sono gli elementi da tenere presente nel momento in cui si vanno a definire degli indicatori? C'è poi un documento di supporto alla redazione. E infine un vero e proprio schema di format, cioè una struttura di capitolo che banalmente potrete utilizzare per inserire diciamo, i vostri contenuti, i contenuti afferenti a ciascun ente. Quindi questi sono i tre output che vi presenteranno. L'obiettivo di questa prima fase di webinar era quella di farvi capire come abbiamo diciamo, cosa abbiamo fatto in questi mesi, e quindi di farvi capire com'è nato il format, anche grazie al supporto e all'aiuto, e alla grandissima disponibilità delle amministrazioni pilota, che hanno lavorato con noi. Quindi, a questo punto passo la parola a Nicola Veglianti e ad Antonio Tappi, che andranno nel dettaglio del format, quindi vi faranno vedere proprio esattamente che cos'è il format e quali sono le indicazioni specifiche, che forniamo.
Buongiorno a tutti, mi presento, sono Nicola Veglianti e come collega Stelio Pagnotta faccio parte del gruppo redazionale del piano triennale. Come detto poc'anzi, adesso con l'altro collega Antonio Tappi vi andremo ad illustrare il frutto di questo percorso di progettazione e nel più nel dettaglio vi descriveremo le linee guide che ne sono scaturite. Allora, dopo questo processo, dico progettazione, la necessità che è nata è stata quella di strutturare appunto una guida che potesse permettere alle amministrazioni di poter far nascere poi il loro documento, il loro piano triennale. Nello specifico la guida si compone di tre sezioni. Una, istruzioni generali, che abbiamo chiamato istruzioni generali, ha l'obiettivo di, per riprendere anche gli obiettivi che ha descritto poc'anzi Stelio per le persone che si sono appena connesse, hanno l'obiettivo di uniformare e di facilitare i piani delle diverse amministrazioni. Come facilitare? Attraverso delle indicazioni che possono rendere più immediata la pubblicazione del documento. Come uniformare? Attraverso alcune indicazioni operative che possono rendere più possibile omologhi tra di loro i piani delle diverse amministrazioni, ma anche i piani delle amministrazioni con quello di Agit. Successivamente passeremo al cuore della guida, cioè andremo a descrivere nel più del dettaglio le note redazionali delle tre sezioni che dovranno comporre il documento dell'amministrazione e poi successivamente, in questo caso sarà il mio collega Antonio Tappi, vi descriverà un percorso di redazione, ovvero un iter che il documento può seguire dal momento della sua definizione fino alla stesura per poi arrivare alla pubblicazione definitiva e farlo arrivare in maniera precisa e rapida agli stakeholder di riferimento. Come dicevo, le istruzioni si compongono di due tipologie. Una che possa facilitare appunto la pubblicazione, passiamo da, per ripetere, lo ha già accennato il mio collega Pagnotta, l'obiettivo principale è quello di andare ad identificare una sezione del piano, una sezione del sito in cui possa essere pubblicato il piano, ma non solo il piano, ma anche tutti i documenti ad esso correlato che possano migliorarne e facilitarne la lettura. Questo perché, come appena detto, abbiamo nella nostra analisi desk abbiamo riscontrato la difficoltà a volte di individuarli in tempi rapidi e in determinate sezioni del sito. Poi altri due suggerimenti che possono sembrare ovvi, ma non lo sono stati, cioè quello di inserire il logo dell'amministrazione che possa aiutare anche visivamente a colpo d'occhio capire subito qual è la paternità di questo documento e di farlo anche e di pubblicarlo attraverso un formato aperto e accessibile che possa aiutare chi lo legge di poterne usufruire in maniera rapida e facile. Da un altro punto di vista ci sono le indicazioni operative, che come detto poc'anzi hanno l'obiettivo di uniformarli, ed è quello di soprattutto di indicare il titolo, il piano triennale per la transizione digitale con il periodo di riferimento e il nome dell'ente, ma soprattutto indicare il sottotitolo, il riferimento al piano triennale di Agid. Perché questo? Questo dovrebbe aiutare in maniera diretta, individuare le basi su cui è nato il piano dell'amministrazione e quindi poter andare a fare un confronto immediato. Inoltre, inserire anche la data sulla copertina, perché è importante capire quando è stata fatta la redazione di questo documento. E poi tenete a mente un tema che ritroveremo anche più avanti, quello di utilizzare la nomenclatura dei capitoli del piano triennale pubblicato da Agid, sempre qui con l'obiettivo di uniformare il più possibile i documenti tra di loro. Infine, un altro suggerimento, un'altra indicazione, quello di inserire all'interno del documento, magari all'inizio o alla fine, una sezione che raccolga tutti gli acronimi utilizzati nel documento stesso. Questo per facilitare la lettura anche a chi ha meno familiarità con questa tipologia di documento, ma anche e consentire comunque all'amministrazione di utilizzarli per rendere in maniera più fluida la redazione del documento stesso. Qui vediamo due esempi. Come potete vedere, a sinistra c'è la nomenclatura dei capitoli di cui parlavo poc'anzi, cioè quello di utilizzare la nomenclatura del piano triennale di Agid. In questo caso è l'ultimo piano che abbiamo pubblicato. Quindi ogni capitolo ha un titolo per componente tecnologica o non tecnologica, come la governance, ne parleremo tra poco. E poi a destra potete vedere un esempio di acronimi che dovrebbe aiutare il lettore ad individuare in maniera più rapida e puntuale la descrizione della tipologia di amministrazione a cui si fa riferimento. Ora, passata questa prima sezione,
più quantitativa, più operativa, passiamo al cuore della guida, che come dicevo contiene note redazionali delle tre sezioni che andranno a comporre il documento dell'amministrazione. Qui possiamo vedere tre punti chiave che deve contenere l'introduzione, la prima sezione del documento dell'amministrazione, ovvero l'introduzione. Questi tre punti chiave devono rispondere alle tre domande: dove, chi e perché. Sostanzialmente devono andare a descrivere il contesto in cui opera l'amministrazione, andare anche a descrivere l'aspetto organizzativo, chi si occupa di portare a termine gli obiettivi dell'amministrazione e in particolare andare ad evidenziare le attività e le responsabilità dell'ufficio per la transizione digitale. E poi il perché, cioè quali sono gli obiettivi finali che si pone l'amministrazione al termine del periodo di riferimento del piano che ha redatto. Più nel dettaglio, ovviamente, come dicevo prima, è importante per l'amministrazione perimetrare e definire i contorni in cui opera, al fine di contestualizzare le sue scelte strategiche e in un certo senso anche giustificarle all'occhio del lettore. Cosa si intende per contesto e descrivere e perimetrare il contesto? Lo si deve fare sia da un punto di vista normativo, evidenziando i vincoli e gli obblighi di legge, ma anche da un punto di vista organizzativo, perché ogni amministrazione ha la sua peculiarità di risorse e di strutture. In quest'ottica, sempre da un punto di vista organizzativo, come dicevo, va evidenziata anche e messa in risalto la figura del responsabile per la transizione digitale, evidenziandone le sue responsabilità, non solo sue, ma anche del suo ufficio e quali sono le attività che deve portare avanti. Inoltre, sempre per facilitare non solo il lettore nel capire le scelte sottostanti fatte dall'ente, ma anche l'ente stesso al momento della redazione del suo piano, quello di descrivere le sue strategie attuative, magari anche facendo riferimento agli strumenti ormai, diciamo, comuni a tutti, come abbiamo fatto un esempio la SWOT, per individuare appunto i suoi punti di forza, i suoi punti di debolezza, le opportunità che nascono nel nuovo contesto. In questo momento siamo in un periodo pieno di opportunità e quindi potrebbe essere un buon modo per descriverlo, ma anche appunto se nel caso fa riferimento anche ai nuovi trend di mercato oppure linee strategiche di altre amministrazioni a cui si può fare riferimento, di cui si può prendere spunto. Tutto questo poi dovrebbe aiutare ad far arrivare l'amministrazione al suo obiettivo generale, quindi descrivere qual è la sua finalità primaria, le sue finalità primarie al termine del periodo di riferimento, e poi in maniera più veniale, perché ovviamente, passatemi il termine, in maniera più veniale, tutto bello, se abbiamo gli obiettivi e tutto, si deve anche parlare di tutto ciò, quanto costa, e quindi indicare anche la spesa per anno che andranno a cubare i vari obiettivi del piano. Passata questa prima sezione di scenario e di contestualizzazione, di descrizione dell'amministrazione, ci sarà una seconda sezione. Adesso qui vedrete seconda e terza sezione perché abbiamo ferito per agevolare voi la lettura, ma sostanzialmente è il corpo centrale del piano dell'amministrazione, ovvero la costituzione di un capitolo per ogni componente tecnologica. È qui che dicevo, tenete a mente prima il fatto che la nomenclatura dei capitoli devono avere quella del piano Agid, perché ogni capitolo deve fare riferimento al modello strategico di Agid, ovviamente tenendo sempre conto della peculiarità dell'amministrazione, quindi ci sarà il capitolo 1 servizi, eccetera, eccetera. Oltre a questo, ovviamente, ci saranno anche altri capitoli relativi solo a temi progettuali specifici dell'amministrazione stessa, al quale però suggeriamo di ricostruire una mappa sinottica stile modello strategico di Agid per facilitare la lettura. Oltre a questo ci sarà un capitolo, ci deve essere un capitolo di una componente non tecnologica importante come quella che è la governance del piano. Non spoilerò niente, lascerò poi qui, ve lo descriverò in maniera più dettagliata il mio collega Tappi. Come dicevo, ogni capitolo deve avere la descrizione della componente, deve avere il titolo della componente tecnologica e al suo interno ci devono essere alcune sezioni molto specifiche, ma che potete rivedere nel piano Agid, anche qui con l'obiettivo di uniformare. La descrizione degli obiettivi e il contesto strategico, la roadmap delle linee d'azione specifiche e le esperienze acquisite.
Per quanto riguarda il primo punto, facciamo riferimento a quelli che sono gli obiettivi che si pone l'amministrazione, ai risultati attesi che deve raggiungere con i suoi target, qualitativi. Per quanto invece riguarda le roadmap delle linee d'azione, sono appunto le azioni volte specifiche che devono portare al raggiungimento degli obiettivi descritti nella sezione precedente, nella parte precedente. Infine, una sezione in cui parlare di esperienze acquisite per mettere in risalto quali sono state le difficoltà dell'amministrazione, quali sono le soluzioni che si sono trovate alle difficoltà incontrate durante il percorso. Ora faremo un piccolo esempio per quanto riguarda gli obiettivi e i risultati attesi. In questo caso abbiamo preso come esempio. Se volete fare un confronto, lo potete ritrovare nel nostro piano Agit. Questo si trova nel capitolo servizi e sono i primi obiettivi. Ad esempio, abbiamo fatto l'ipotesi di un'amministrazione che ha l'obiettivo di migliorare la sua capacità di generare ed adeguare servizi digitali. Ovviamente, questo obiettivo specifico è ben descritto anche attraverso la descrizione del contesto normativo e strategico. Si pone diversi risultati attesi che vanno misurati, che hanno l'obiettivo di poi di capire se effettivamente l'amministrazione sta andando nella direzione giusta, perché un obiettivo senza risultati attesi è come non darsi un obiettivo. E in questo caso, per migliorare le capacità di generare ed erogare servizi erogati, i risultati sono quelli del rilascio di software open source, e questo è un caso di risultato atteso quantitativo in cui è possibile anche fare riferimento a tutti gli anni del piano. Quindi, ad esempio, se quest'anno individuo il mio numero di software, che sono due, per il prossimo anno ne voglio incrementare 5, poi 7, poi 10. Ovviamente, oltre a questa tipologia di risultati attesi, ci sono anche i risultati che sono una sorta di on-off di raggiungimento o meno dell'obiettivo. O avrò attivato Web Analytics Italia oppure non lo avrò fatto nel periodo di riferimento. Questo è un'esemplificazione per farvi capire che ci sono diverse possibilità di descrivere i risultati attesi, ma comunque hanno comunque la finalità di misurare l'obiettivo per poi capire se effettivamente l'amministrazione ha raggiunto la sua finalità. Per quanto invece riguarda le linee d'azione, ovvero le azioni concrete da mettere in atto per arrivare al raggiungimento dell'obiettivo, sempre qui per uniformare con il piano di Agid, l'obiettivo è quello di dare un titolo specifico alla linea d'azione, in questo caso poi vedremo. Grazie Nicola, buongiorno a tutti. Io faccio parte anch'io del gruppo di lavoro di redazione del piano triennale e insieme ai colleghi che mi hanno preceduto. Sostanzialmente, diciamo, il mio intervento poi si sofferma e va a completare quelle che sono, diciamo, le informazioni oggetto, insomma, del nostro webinar rispetto quindi a quello che è stato il percorso di progettazione che ha portato poi. Antonio, non riusciamo a sentirti, dovresti avvicinare il microfono? Sì, così mi sentite? Sì, purtroppo ti chiediamo di tenerlo così vicino perché altrimenti non riusciamo a sentirti meglio. Bene, grazie. Ok, mi sfuggiva, scusatemi. Allora, vado a completare il discorso, la presentazione, diciamo, precisa che è stata fatta in precedenza sulla struttura poi del format piano triennale, che scaturisce da questo lavoro di coprogettazione con le amministrazioni pilota. E che hanno Antonio, prodotto. dovresti cercare di tenerlo un po' più vicino costantemente, se no ti sentiamo intermittente. Cioè, lo tengo proprio Ok, tipo microfono. sì. Allora, Grazie. nello specifico vi sento diciamo, la sezione governance, che è una sezione del piano che ha dei contenuti specifici sui quali è importante lavorare e, diciamo, ovviamente la struttura del format ripercorre la struttura dei capitoli che ha citato prima Nicola. In questa parte di piano triennale, sostanzialmente gli obiettivi di questa sezione si riassumono nell'insieme degli strumenti che servono poi ad attuare e a monitorare il piano, quindi tutto quello che ha a che fare con
un sistema di monitoraggio di indicatori di performance che aiutano il team a gestire e a monitorare le linee di azione. All'ambito della governance, in questo spazio, tutto ciò che ha a che fare con i soggetti coinvolti per l'attuazione del piano, quindi il team digitale, il team del responsabile della transizione digitale, qual è l'ufficio, il contesto, e le iniziative che vanno a rafforzare tutto quello che nel piano triennale è stato definito in termini di componenti tecnologici, quindi anche iniziative di rafforzamento delle competenze per quello che riguarda le competenze digitali dei dipendenti dell'amministrazione che redige il piano, tutto quello che ha a che fare con le iniziative invece rivolte verso cittadini e imprese, quindi rivolte verso il territorio, la cooperazione e i servizi che si prevedono per questi cittadini. Nell'insieme, diciamo, nell'insieme di questa sezione, sostanzialmente, quindi va a ripercorrere e a individuare quelli che sono gli elementi di contesto che vanno a rafforzare tutti gli elementi descritti nel piano e nelle modalità che attraverso le linee guida, le indicazioni operative che sono state spiegate in precedenza, aiutano a costruire un piano che sia appunto in qualche maniera uniforme, completo e chiaro. Un altro elemento che è scaturito e che rende, diciamo, un po' anche l'idea di come strutturare e costruire un percorso di redazione, perché un documento strategico, operativo, poi di pianificazione con il piano triennale per l'informatica è necessario che sia costruito e il costo deve essere stabilito. Analizzando insieme alle amministrazioni quello che poteva essere un percorso standard, un percorso virtuoso per arrivare a una pubblicazione di un documento che abbia tutte le caratteristiche richieste e che abbia poi che non incida nemmeno cioè incide il giusto e rende efficiente poi i processi all'interno dell'organizzazione. Per redare il piano è stato definito un percorso che sembra banale, ma di fatto non lo è, perché all'interno di ognuna di queste attività che vedremo andiamo a commentare, sostanzialmente si racchiude un insieme di attività e di lavoro e di flussi di lavoro tra interni e anche nei confronti, diciamo, di attori esterni che intervengono. Parte sicuramente da una verifica dello stato di attuazione delle attività del piano triennale, presente, e una verifica, un po' un'analisi dei documenti di pianificazione precedenti al piano che andiamo a, a cui, sul quale andiamo a lavorare. C'è un primo punto importante, quello della gestione operativa, chi si occupa di redare, della redazione del piano triennale, quindi un team, le responsabilità e i ruoli all'interno, diciamo, dell'amministrazione, per poi passare a una prima stesura del documento. È un passaggio che ovviamente è necessario e quasi sempre continuo, cioè si propone le varie azioni, quello di condivisione e allineamento, ovviamente con gli organi di vertice che dovranno poi approvare il piano. È una stesura, diciamo, passando poi a una stesura finale del documento e un'approvazione. Ve lo descrivo successivamente in maniera dettagliata, ma questo anche per ripercorrere il percorso. Sostanzialmente è importante poi definire questo gruppo di lavoro che, recependo le indicazioni ovviamente del vertice dell'amministrazione, vada a individuare quali sono gli attori interni e esterni che bisognerà coinvolgere Antonio, per avere. scusami. Antonio, scusa, ti chiedo Sì. se almeno puoi alzare un po' la voce, perché così ti Sì, scusa. sentiamo veramente un po' male. Si stanno anche lamentando in chat, quindi se riesci ad alzare un po' il tono della voce, grazie. Ok, allora, per quello che riguarda la parte diciamo, di individuazione un po' del gruppo di lavoro, è importante anche individuare quali sono gli attori interni, quindi diciamo tutti i referenti interni a cui chiedere
le informazioni relative a quello che è il capitolo, insomma il contenuto che dobbiamo andare a inserire nel piano, definire anche delle modalità operative di lavoro, quindi scadenze, tempistiche e modalità insomma di gestione di flusso di lavoro tra i vari soggetti, per organizzare al meglio i contenuti, e quindi organizzare un gruppo di redazione che si occupi e abbia il coordinamento di questo documento. La prima stesura, il primo passaggio ovviamente operativo, una bozza che viene poi condivisa, sulla quale vengono raccolte tutte le esigenze delle strutture interne all'amministrazione, che possono quindi comunicare e interloquire con il gruppo di redazione. Viene condivisa e vengono acquisite poi con gli organi di vertice tutto quello che ha a che fare con i feedback, il miglioramento della posta del piano, definendo anche un piano di comunicazione interna, no? Per far sì che il documento e l'aggiornamento dello stato del documento sia condiviso, fino ad arrivare al leader di approvazione vero e proprio, per cui verrà approvato in maniera formale e triennale. Antonio, non ti sentiamo più. Senza. Forse meglio senza, sì. No, adesso non ti sentiamo più. Antonio, non ti sentiamo più. Ora? Sì, ok. Ora? Scusatemi, mi dispiace, mi scuso. Molto meglio, ok. Colpa mia. Ok. Andavo a concludere, diciamo, questa parte dicendo che la conclusione poi ovviamente della redazione, del percorso di redazione, si completa con la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'amministrazione. Quali sono, solo altre, diciamo, due informazioni, quali sono le prospettive, quindi i prossimi passi che il format, diciamo, sull'oggetto format andiamo a fare. E verrà pubblicato, come aveva detto inizialmente Stelio, una serie di documenti che sono la guida all'utilizzo, un documento che spiega le indicazioni operative e un esempio, uno schema di format molto semplice che possa aiutare l'amministrazione a supportare perlomeno come primo test di applicazione, in modo tale che c'è uno schema di contenuti di riferimento a cui fare riferimento, che insieme ai documenti linee guida, indicazioni operative, possano in qualche maniera iniziare ad indirizzare l'amministrazione rispetto a una redazione del piano triennale secondo queste caratteristiche che abbiamo descritto. Ci sarà una fase che durerà alcuni mesi di utilizzo, diciamo, test di questo format PT che metteremo a disposizione sul sito Agid, e che quindi permetterà all'amministrazione di in qualche maniera di avviare questo percorso, di provare anche per rendersi conto effettivamente, diciamo, fare un po' di sperimentazione applicativa vera e propria e provare a trovare anche delle soluzioni che ovviamente al proprio interno possono andare a migliorare, diciamo, questo che è uno schema di massima di riferimento, per arrivare poi a realizzare uno strumento di format online attraverso il quale le amministrazioni potranno, diciamo, accelerare un po' e rendersi, diciamo, conto in maniera più rapida e soprattutto in maniera più efficiente di quelli che sono degli schemi di riferimento che vi abbiamo un po' enunciato oggi. Sostanzialmente, attraverso questo strumento online che sarà progettato e sarà anche ovviamente frutto della fase test, no, del format, dello schema format che mettiamo a disposizione dalla prossima settimana, verrà costruito ad hoc rispetto a quelle che possono essere un po' le esigenze che emergeranno anche in questo periodo, diciamo, di percorrenza tra la pubblicazione dello schema format e il format online.
Per darvi, diciamo, un piccolo, diciamo, esempio, sostanzialmente questo format online in prospettiva dovrebbe avere una serie di moduli autoaggiornanti con una sorta di minutendina. Pensate a un Excel avanzato, un automatizzato, qualcosa insomma che riesca a facilitare questo percorso, ovviamente con le peculiarità che ogni amministrazione dovrà e potrà avere e con tutta l'elasticità, diciamo, del caso, per lo specifico ambito in cui si interviene. Leggende esplicative, qualcosa, diciamo, che laddove standardizzabile possa essere standardizzato e quindi facilitare la pubblicazione, dei hyperlink, delle indicazioni minime che dal format possono poi andare a collegarsi con documenti che sono, diciamo, di interesse, fino ad arrivare a una, diciamo, alla possibilità, insomma, di generare il documento da questo strumento online che verrà predisposto. Ci vorrà sicuramente un po' di tempo e in qualche maniera il periodo, diciamo, che sarà di test ci aiuterà a capire, a migliorare e a progettare al meglio questo strumento, per cui insomma poi vi daremo aggiornamenti ovviamente nel corso del tempo. Io, scusandomi davvero con tutti per l'audio, che evidentemente, insomma, nella prossima, diciamo, esperienza dovrò sistemare. Mi scuso, quindi spero che si sia colta almeno una parte di questo dell'intervento. Poi, ovviamente, diciamo, alcune domande poi faremo riferimento e le chiederemo. Per quello che sarà possibile, vi daremo, diciamo, dei riscontri. Quindi a questo punto io ho terminato, dovrebbe esserci. Passo la parola a te, Patrizia, per poi andare a completare. Sì, ti sentivamo molto Sì. meglio senza le cuffie, Antonio. Quindi abbiamo sentito molto meglio la seconda parte senza le cuffie. Però Mi insomma va dispiace, bene scusate, Patrizia, e scusatemi tutti. Evidentemente le ti cuffie non sono. preoccupare. Grazie. Esatto. Allora, adesso io ti ringrazio intanto e beh, passo la parola a Francesca Zampa che appunto ci illustra il caso specifico di ACI. Francesca, ci sei? Allora, dovrei esserci, mi comincio a vedere anche Eccoti, se ci un po'. sentiamo. Ecco, e soprattutto spero che mi Benissimo, sentiate sì. perché ero in ansia. Sì. Dopo insomma, la presentazione del collega, ho detto oggi magari va così. Allora, buongiorno a tutti, sono Francesca Zampa, dirigente dell'ufficio Innovazione per l'innovazione per la transizione digitale in ACI, Automobile Club d'Italia, e sono qui in rappresentanza appunto dell'ACI, una delle 10 amministrazioni che ha partecipato alla coprogettazione, quel percorso di progettazione, come lo ha definito Stelio prima. È stato innanzitutto, voglio dirlo, un lavoro utile, piacevole, perché abbiamo lavorato molto bene con gli altri colleghi delle altre amministrazioni e sicuramente con il team. È stato veramente un lavoro a più mani, cioè ognuno ha cercato di contribuire, come dire, intanto rappresentando anche delle difficoltà e poi insieme provando anche a risolvere quelle difficoltà, chiamiamole compilative, no? Oggi il mio intervento vuole essere quello, come dire, di provare intanto a dare appunto una vista di una pubblica amministrazione, come tutti i colleghi che ci stanno seguendo. Una vista, mi viene da dire, dal campo, sul campo. Come facciamo poi concretamente a fare nostro questo piano triennale dell'Agite? Come riusciamo non solo a compilarlo, anche se insomma, lo sforzo, come avete visto, è stato tantissimo, avremo poi a disposizione presto una piattaforma che sicuramente faciliterà questo compito, ma proprio come vogliamo, cosa vogliamo fare di questo piano digitale?
Le riflessioni che adesso farò con voi hanno trovato tra l'altro conferma anche nella chat che ho seguito delle colleghe, dei colleghi, nel senso che alcune delle domande che mi sono posta sono domande che sono poste anche gli altri colleghi che ci stanno seguendo, più altre sollecitazioni sicuramente interessanti. Allora, intanto cosa stiamo facendo come ACI? Ci stiamo esercitando, ci stiamo preparando, stiamo provando, e so che tra l'altro oggi è collegata anche la collega con la quale proprio a più mani stiamo predisponendo, ve lo dico in maniera molto sincera, stiamo lavorando su un Excel. Stiamo lavorando su un Excel che non sarà certamente la piattaforma, l'Excel cosiddetto potenziato di cui ci hanno parlato, per cercare di portare su carta, metaforicamente parlando ovviamente, una serie di contenuti, il cosa fare, il come farlo e il quando farlo. Su questo, ecco, permettetemi anche una battuta, sempre da pubblica amministrazione e da chi vive quotidianamente questa transizione digitale, faticosissima, che è quello che dobbiamo fare tantissime cose e difficilissime, perché dietro magari a un target, dietro a una linea d'azione, un risultato atteso, c'è un lavorone da fare. Cito per esempio l'accesso attraverso le identità digitali, cioè perché una pubblica amministrazione, come dire, deve strutturarsi per arrivare a quell'obiettivo, e c'è un lavoro appunto immenso da fare, quindi una pianificazione di tutto quel lavoro necessario per. Ora, dicevo che la transizione digitale è un cammino faticosissimo ed è anche un modo per dire cosa riusciamo a fare. Le risorse non sono infinite, non riusciamo a fare tutto subito, quindi occorre prioritizzare, occorre appunto pianificare. In questo senso, ecco, io voglio tornare all'importanza del piano triennale, perché e prima ancora che un adempimento, no? Quando lo dobbiamo fare, entro quando va fatto, domande che ci poniamo anche noi sicuramente, ma prima ancora è come riusciamo a utilizzare questo piano proprio per sistematizzare tutto il lavoro da fare, perché ecco, insisto su questo punto, il piano triennale lo vediamo come una occasione per mettere insieme tutti i pezzi, e sono, abbiamo detto, tanti e impegnativissimi. Come coordinarli tra loro, come raccordarli tra loro, come scoprire tutte le interdipendenze che ci sono tra le varie cose da fare, e questo è fondamentale, e sicuramente il piano anche in questo esercizio compilativo, come noi lo stiamo chiamando, che stiamo facendo con il nostro Excel, ci aiuta proprio a mettere a fuoco questo collegamento, raccordo, priorità, interdipendenze e risorse disponibili. È come una composizione bidimensionale o anche tridimensionale, in che senso? È un rispondere, il piano triennale è un po' il rispondere alla domanda cosa devo fare, come devo farlo, cioè come vado a declinare gli step propedeutici al raggiungimento dell'obiettivo, in quanto tempo, cioè come riesco ad arrivare, con quali tempi e anche di nuovo con quali risorse e anche con chi farlo, perché i nostri interlocutori all'interno delle singole amministrazioni sono tanti, quindi dobbiamo poi coordinare questi gruppi di lavoro. E, dicevo che è un modo per mettere ordine, per tirar fuori, dare anche veramente visibilità, spesso e volentieri anche all'interno della nostra amministrazione, non escludo. In alcuni casi, secondo me, non è sempre chiaro lo sforzo che si sta facendo. Quindi il piano triennale, anche formalmente, ci consente di dare maggiore spessore, maggiore visibilità a tutte le tappe di lavoro che si stanno diciamo affrontando, tutte le sfide che stiamo affrontando, e di nuovo torno al tema di una sistematizzazione.
Un'altra riflessione che vorrei appunto condividere con voi, e anche questa l'ho trovata proprio nella chat, è non solo un raccordo tra attività, cose da fare, azioni, linee d'azione, ma anche un raccordo con gli altri piani. Nelle pubbliche amministrazioni abbiamo tanti piani. E anche se si va sempre più verso la semplificazione, no? Pensiamo all'imminente PIAO, è stata ritardata, se non erro, la sua attivazione, ma sarebbe dovuto già partire. Anche il PIAO rappresenta un po' una risposta per concentrare tante pianificazioni diverse in un unico documento. Benissimo, abbiamo il PIAO, abbiamo, come ricordava qualche collega prima nella chat, abbiamo il POLA. Se come lo coniugo va coniugato in qualche modo, ci sono delle connessioni? Ecco, naturalmente io non ho le risposte da dare, sono le domande che ci stiamo facendo anche noi come pubblica amministrazione. Quindi è un tema, ancora una volta, di raccordo con altre pianificazioni e un'altra, come dire, un'ulteriore variabile di complicazione di sincronizzazione, perché c'è un tema forte, importante, che è quando devo fare il piano, ma non solo quando devo farlo rispetto a quello che mi chiede Agit o la norma, è quando lo posso fare rispetto anche alle pianificazioni della singola amministrazione. Cioè, noi come Automobile Club abbiamo ovviamente una pianificazione che nasce in corso d'anno per l'anno successivo, con una serie di step intermedi di valutazione, approvazione. Questi obiettivi si traducono poi prima le direttive più alte, poi dei progetti o delle attività a piano, poi degli obiettivi di performance, poi degli obiettivi dei singoli dirigenti. Insomma, come penso, ahimè, succede anche in tutte le altre amministrazioni, questa attività è anche molto, molto lunga. Allora, anche qui si pone un problema di sincronizzazione, cioè come riesco a coniugare le due cose. Mi verrebbe da dire che le altre pianificazioni dovrebbero innanzitutto andare a leggere, ad ascoltare in qualche modo il piano triennale, perché è il piano della trasformazione, sì, della pubblica amministrazione, ma mi viene da dire anche di tutto il paese. Come dire, è il piano dei piani perché è prioritario nell'agenda Paese Italia. Quindi si tratta di un lavoro di affinamento. Credo che solo quando cominceremo a farlo e le nostre amministrazioni cominceranno a conoscere anche meglio questo piano, troveremo il giusto raccordo e la giusta sincronizzazione. Ora, io stavo facendo riferimento al... e poi chiuderei il mio intervento anche per lasciare eventualmente spazio a commenti anche di Agit o naturalmente alle domande di chi ci sta ascoltando. Ritorno per un attimo all'esercizio compilativo che stiamo facendo e che mi sento un po', come dire, di consigliare a tutte le altre amministrazioni, perché nel momento in cui lo scriviamo, che sia un Word, che sia un Excel o altre cose più sofisticate a cui magari vorrete pensare, è veramente il momento quasi della verità, almeno è quello che noi stiamo provando nel fare questo esercizio, perché capiamo nel momento proprio di elaborazione dei contenuti e di declinazione delle singole sezioni cosa ci manca, cosa dovremmo chiarirci ancora al nostro interno. Per esempio, e anche questa mi sembra una domanda che è stata posta da qualche collega sulla chat, abbiamo altre due variabili che mi sento di mettere sul tavolo. Come mi raccordo con la società in-house, nel nostro caso Asci Informatica, cioè il piano, la risposta mi sembra quasi ovvia. È evidente che il rapporto con la società in-house è un rapporto funzionale
E quindi è comparso, no, un messaggio di allarme, no, sono ancora collegata. E quindi si tratta però anche lì di strutturare questo piano triennale a quattro mani. Ecco, quello che noi stiamo per esempio facendo con la nostra società informatica non è io ti dico quello che devi fare e tu lo fai. Proprio in questi giorni stiamo facendo una serie di riunioni interne proprio per cercare di lavorare più velocemente, più proficuamente possibile insieme a questa compilazione, ripeto, ancora affari spenti, diciamo, ancora come esercizio. E l'ultimo elemento che è appunto strettamente connesso però a questo tema del rapporto con la società, poi la nostra società in house, è anche il tema del monitoraggio ai sensi dell'articolo 14 bis, cioè il monitoraggio delle committenze ICT. Cioè io prima o poi tutto questo dovrà, e sono certa che questo avverrà, una quadra, un raccordo assolutamente coerente e logico. Non so se le mie parole a questo punto mi viene il dubbio che piuttosto che rassicurare, se questo magari voleva essere l'aspettativa di chi mi ha invitato, insomma, se sono riuscita nell'intento di rassicurare o piuttosto di preoccuparci insieme tutti quanti. È un ottimo strumento, il gruppo di lavoro di Agite che io veramente ringrazio, anche attraverso questi incontri formativi ci sta veramente aiutando e si capisce la sensibilità, l'attenzione che si ha nei confronti delle pubbliche amministrazioni proprio per fare insieme questo cammino. Mi taccio e ridò la parola a chi. Alla regia, come si dice in questi casi. Grazie mille Francesca, è stato un intervento molto interessante, una testimonianza proprio dalle amministrazioni. Se ci sono domande poi rivolte direttamente a te ti chiederemo di intervenire. Intanto lascerei la parola per la gestione delle domande che sono pervenute in chat. Al gruppo di Agid, quindi a Stelio, ad Antonio e a Nicola, per coordinarvi rispetto alle risposte. Sì, grazie Patrizia. Ovviamente, innanzitutto grazie a Francesca Zampa di ACI, sia per aver partecipato che ovviamente per il grande contributo che ha dato e con i suoi colleghi e con le sue colleghe anche nel corso di tutto il percorso di coprogettazione. Proviamo quindi a diciamo, dare qualche risposta ad alcune domande, ad alcune sollecitazioni che sono arrivate in chat. Siccome molti di voi hanno chiesto se, quando, come sarà pubblicato, probabilmente nell'intervento di Antonio, dove l'audio era un po' così, non è stato chiarissimo. Noi nei prossimi giorni, quindi nel corso della prossima settimana, pubblicheremo sul sito Agid un format, quindi una guida alla redazione e un template che sostanzialmente può rappresentare il punto di partenza per la redazione del piano. Ovviamente in una prima fase ci attendiamo anche che tutte le pubbliche amministrazioni, insomma chi inizia ad utilizzare questo strumento, ci dia anche dei feedback e nel mentre iniziamo a lavorare ad un percorso di creazione di una piattaforma online che permetta attendere nel giro di alcuni mesi la compilazione di questo strumento, la compilazione di questo strumento direttamente online. Quindi, fatta questa premessa, che molto probabilmente era utile per chiarire, provo a rispondere a qualche domanda. All'inizio Marcello De Marca chiedeva, cioè faceva riferimento alla necessità, cioè all'utilità di istituire una sorta di rating delle PA in base ai piani triennali, non solo come mero adempimento, ma a modo di occasione e soprattutto per un complessivo strutturale e sistemico business, in accordo anche all'integrità organizzativa. Sì, ovviamente abbiamo detto che naturalmente cioè fare un rating
qualcosa che ovviamente ci sentiamo di escludere, ma non perché, cioè, non perché non dobbiamo dare stimolo alle amministrazioni, cioè, come abbiamo provato a dire, l'obiettivo come abbiamo provato a dire, l'obiettivo del format è proprio quello di mettere a disposizione delle amministrazioni uno strumento che in qualche modo le aiuti in questo percorso, le faccia uscire dalla logica di mero adempimento e quindi in qualche modo di creare anche una sinergia con il piano triennale Agid rispetto al piano triennale delle amministrazioni. Quindi sicuramente il percorso che stiamo provando a fare è quello di appunto far passare l'idea che non deve essere un mero adempimento, ma che il piano ICT è comunque uno strumento indispensabile per le pubbliche amministrazioni. Poi ci sono state un po' di sollecitazioni e di domande sul tema del PIAO, qualcosa ha già detto Francesca Zampa. Ovviamente sì, tenete presente che nel momento in cui noi abbiamo avviato questo percorso di coprogettazione ancora non si parlava di PIAO nel corso dello scorso anno. Ovviamente attendere sarebbe bene che questi strumenti possano in qualche modo essere integrati per semplificare il lavoro delle amministrazioni ed è cioè per noi è un tema aperto su cui stiamo ragionando anche per provare ad andare in questa direzione. Altra domanda faceva riferimento a di Paola Sorci, in assenza del responsabile della transizione al digitale, l'ente può comunque adottare il piano triennale, magari con delibera su proposta del settore ICT, quale evoluzione del piano ICT dell'ente? Sì, ovviamente fatto salvo l'obbligo previsto dal codice dell'amministrazione digitale, per cui diciamo, è quindi un obbligo la nomina dell'RTD da parte dell'ente. Sicuramente laddove ancora non sia stato nominato, non sia stato costituito l'ufficio, è sicuramente un percorso che può essere una strada che può essere adottata questa, quindi di adottarlo su proposta del settore ICT dell'ente e quindi del dirigente responsabile di quel settore. Poi sempre Rita Manzoni e Morena Aragone hanno diciamo, chiesto sì, di nuovo del PIAO. E spero di aver dato insomma, qualche chiarimento. Ilenia Incerti, buongiorno, potete confermarmi se la redazione del piano, ma anche il raggiungimento degli obiettivi del piano e più in generale del CAD debbano considerarsi in modo identico per le società partecipate? Sì, la risposta è nell'articolo 2 del CAD, i soggetti a cui si applica il CAD, tra i soggetti a cui si applica il CAD ci sono anche le società partecipate. Nell'introduzione Carmelina Daniela Spedicato, ma nell'introduzione è il caso di descrivere la struttura del piano Agid. Intanto rispondo alla domanda che vedo sempre su RTD, mi ricollego, l'ufficio RTD è un obbligo o solo la nomina dell'RTD? Diciamo che da questo punto di vista il codice dell'amministrazione parla di ufficio RTD, poi sappiamo che nella sostanza e soprattutto in una prima fase per adempiere in qualche modo all'obbligo normativo, soprattutto magari le amministrazioni più piccole in cui è più complesso costituire un ufficio, è stato nominato l'RTD senza la costituzione dell'ufficio, l'articolo 17 del CAD e fa riferimento ad un ufficio. Quindi diciamo, questo era il chiarimento che volevo fornire. Nell'introduzione è il caso di descrivere la struttura del piano Agid. In realtà probabilmente sì e no, nel senso che ovviamente è bene contestualizzare, non è necessario descrivere il piano Agid, è però bene chiaramente contestualizzare il contesto in cui l'amministrazione opera e naturalmente molto spesso sicuramente può esserci un match tra il contesto in cui l'amministrazione opera e quanto detto all'interno del piano Agid. Quindi, diciamo, non direi che è tanto necessario descrivere la struttura del piano Agid quanto contestualizzare l'ambito in cui l'amministrazione opera e quindi, diciamo, la diretta conseguenza sarà comunque il riferimento al piano Agid. Poi, Francesco Napoli, scusate la domanda, è normale che il piano triennale per l'informatica nell'APA
sia inserito nella sezione altri contenuti dell'amministrazione digitale, soprattutto lì dove ci dovrebbe essere il PT, c'è un link alla sezione presente sul sito Agid, c'è una scadenza per la redazione del piano per le singole amministrazioni. Allora, parto dall'inizio, se ho capito bene la domanda. Delle indicazioni che diamo all'interno o nel format è proprio quello di prevedere all'interno del sito dell'ente una sezione in cui inserire il piano dell'ente proprio per renderlo facilmente raggiungibile da parte degli utenti, per renderlo facilmente consultabile. Dovrebbe essere il PT, c'è un link alla sezione. Ovviamente il link alla sezione, cioè linkare alla sezione del sito Agid dove è pubblicato il piano è sicuramente una cosa possibile per creare un link tra i due elementi. Per quanto riguarda la scadenza, diciamo che in qualche modo ha risposto anche Francesca Zampa. Ovviamente non c'è una scadenza, è stato un tema di cui abbiamo, diciamo, discusso moltissimo nel percorso di coprogettazione, con l'obiettivo di provare a capire come era possibile standardizzare. Naturalmente, come ha ricordato anche Francesca, è chiaro che si tratta di un'attività che si inserisce anche poi nella programmazione, nell'attività di programmazione dei singoli enti. Quindi diciamo trovare effettivamente un momento unico per tutti non è cosa semplice, è una cosa su cui abbiamo diciamo comunque discusso molto. Buongiorno a tutti, c'è una scadenza per la redazione del piano, ho appena risposto. Nel caso Antonio Mauro, nel caso si vogliono utilizzare fondi PNRR o altri fondi di cui non è certo l'ottenimento, come va questa situazione nel piano? Vabbè, ovviamente noi quando diciamo di dare indicazioni delle fonti di finanziamento utilizzate, chiaramente facciamo riferimento a fonti di cui l'ente dispone. Ovviamente, per quanto riguarda poi la parte di fondi del PNRR, come abbiamo detto anche nel corso dello scorso webinar, è previsto tutto uno specifico percorso per l'ottenimento e quindi ovviamente invitiamo a far riferimento allo specifico sito di cui vi avevamo fornito i link. Luca Leonardo, spesso le amministrazioni devono mettere come obiettivo l'adeguamento a obblighi di legge già scaduti. Sono obiettivi e progetti grossi, ma non metteremo mai per iscritto il fatto che siamo inadempienti rispetto a qualche obbligo di legge. Vabbè, ovviamente, cioè nel senso, è cioè nel senso è chiaro che come molto spesso, laddove le amministrazioni siano indietro con alcune attività progettuali e con alcune attività sicuramente, cioè nel senso, possono farne menzione nel piano. Chiaramente poi questa è una scelta dell'ente, nel senso che un'amministrazione potrebbe lavorare ad alcune attività e non farne menzione del piano, come per esempio ho fatto l'esempio dell'attuale piano triennale Agid che non menziona il tema della gestione documentale. Questo non vuol dire che non si faccia niente sulla gestione documentale. Ovviamente si tratta di attività che vengono comunque portate avanti. Sul PIAO sembra di averne parlato abbastanza. Marina Corridori, nel caso di amministrazione periferica di Ministero pare sia tutto gestito a livello centrale. Quali indicazioni a livello periferico? Ora, non so cosa intendesse per amministrazione periferica di Ministero. Cioè, la prima cosa che mi viene in mente probabilmente è quella delle scuole, per cui è prevista la nomina di un RTD a livello centrale, quindi c'è un unico RTD che è quello che è stato istituito dal Ministero, è valido per tutte le scuole. Quindi ovviamente l'indicazione che si può dare in questi casi è quello comunque di costituire dei gruppi di lavoro interni all'ente periferico, all'amministrazione periferica, che possano
in qualche modo coordinarsi con l'RTD e lavorare insieme all'RTD. Il format quando sarà disponibile. Il format, come detto, sarà reso disponibile nei prossimi giorni in una prima versione per poi andare verso la redazione di la creazione di un di un, di un di una diciamo di uno strumento online che semplifichi anche la parte di compilazione da parte degli enti. Tale piano ricomprende il piano di migrazione al cloud superandolo. No, nel senso che comunque il piano di migrazione al cloud rimane nel senso che all'interno del piano ESIT dell'ente è possibile indicare le attività o le azioni che l'ente fa in tema di cloud, ma ovviamente il piano di migrazione al cloud rimane un documento a sé stante. È possibile un elenco di tutte le amministrazioni che hanno adottato il PT, magari, nel senso che siamo, diciamo che nell'attività di coprogettazione e di sperimentazione siamo partiti proprio da questo, e l'obiettivo del format è anche quello di l'obiettivo di dare un format è anche quello di standardizzare, di arrivare ad una situazione di più facile reperibilità dei piani delle amministrazioni, elemento che oggi non conosciamo in maniera così puntuale, quindi sicuramente anche grazie poi, se pensate all'idea di piattaforma compilabile, chiaramente sicuramente questo è una cosa a cui tendere, è auspicabile, al momento però non è un dato puntuale di cui disponiamo. Darete informazioni sul sito Agid? Sì, ovviamente il format e tutti gli allegati saranno pubblicati sul sito Agid. Nella sezione, oltre chiaramente alla news sui social Agid, nella sezione dedicata al piano triennale, poi metto il link in chat dove sono pubblicati tutti gli allegati del piano triennale. Quando sarà disponibile l'applicativo, diciamo che abbiamo iniziato a lavorarci non appena chiuso questa prima fase. Quindi abbiamo iniziato a lavorarci ora, dopo la chiusura del percorso di coprogettazione. Diciamo che auspicabilmente in qualche mese speriamo di poterlo mettere a disposizione delle amministrazioni. Vedo qualche altra domanda. L'RTD deve essere una figura interna all'ente? Sì. Chiaramente laddove cioè soprattutto per i piccoli enti, l'articolo 17 del CAD dà anche la possibilità di nominarlo in forma associata, quindi sì, anche in convenzione tra più enti per in qualche modo semplificare questo adempimento e perché poi l'RTD finisca per essere non solo una nomina formale, ma possa effettivamente operare in maniera sostanziale. Ma non converrebbe prevedere una sezione di amministrazione trasparente invece che prevedere voci di mezzo agli altri contenuti del sito tipo transizione digitale? Sì, anche ovviamente questo è stato un tema di cui abbiamo discusso nel percorso di coprogettazione. Ovviamente Marco Rubin ha posto la domanda, saprà bene che le sezioni di amministrazione trasparente sono specificamente individuate in un atto legislativo, quindi bisognerebbe andare ad incidere in quel senso. Diciamo che ovviamente l'idea non era tanto quella, l'idea di prevedere una sezione sul sito non era tanto legato all'adempimento normativo, che pur chiaramente anche già in questo caso c'è per gli enti dal punto di vista della pubblicazione in amministrazione trasparente, era più un dare una restituzione sul sito e semplificarne la consultazione. Diciamo che non abbiamo ragionato tanto nell'ottica dell'adempimento in questo senso, abbiamo ragionato più che altro nell'ottica di
dare uno spazio in cui anche diciamo, l'utente esterno, l'utente medio, possa arrivarci con più semplicità, visto che comunque la sezione amministrazione trasparente non è chiaramente la prima vetrina di un'amministrazione. Chiaramente, nel momento in cui si cerca il sito web di un'amministrazione, si finisce molto più spesso nell'home page del sito piuttosto che in amministrazione trasparente. Che azione si potrebbe intraprendere per sensibilizzare il vertice della SPA, società in house di Palla, ad istituire l'ufficio RTD? Ovviamente, vabbè, questo è un discorso di coordinamento anche interno agli enti. Diciamo che da questo punto di vista, cioè noi proviamo in tutti, cioè con i limiti che abbiamo, a dare indicazioni, cioè a mettere in evidenza l'importante. Cioè l'importanza di nominare l'RTD come figura all'interno di un ente. Chiaramente, poi è utile anche magari cioè dar conto di queste iniziative, considerate anche che esiste una community che si chiama Rete Digitale, istituita da Agid, dove è possibile confrontarsi e scambiarsi indicazioni per quanto riguarda il tema RTD, quindi diciamo provare a dare riferimenti e a far percepire l'importanza di questa figura all'interno degli enti. Francesco Grasso, dove posso consultare il piano dell'Agid? È stato pubblicato sul nostro sito, metto il link in chat a beneficio di tutti, se riesco. A questo link che ho messo in chat è pubblicato sia il piano triennale che tutti, diciamo, i documenti in qualche modo connessi, quindi il report della spesa, pubblicheremo il format, sono pubblicati documenti in cui abbiamo in qualche modo provato a fare sostanzialmente una riconciliazione delle linee d'azione per renderle più facilmente leggibili alle pubbliche amministrazioni. Quindi diciamo che sostanzialmente questa è la pagina di riferimento per tutto quello che riguarda il piano triennale. Stefano Cattani chiede del PIAO, lo ripeto, visto che probabilmente non aveva avuto modo di sentire. Al momento si resta a sé stante, chiaramente siamo consapevoli che è necessario quantomeno provare a procedere in un percorso di integrazione. Le istituzioni scolastiche, in quanto amministrazione pubblica dotate di autonomia finanziaria e contabile, hanno l'obbligo di redazione del piano. Sinceramente non saprei dare una risposta, diciamo, puntuale a questa domanda, però ci riserviamo di approfondirla e di fornire una risposta poi puntuale per evitare di dire cose magari non esatte. A proposito di enti consorziati, esistono casi dove è stato possibile questo consorzio della nomina RTD? Ci chiede Claudio Salimbeni. Sì, esistono casi di enti consorziati per RTD. Ora, diciamo che non me ne vengono in mente esempi specifici, non mi vengono in mente esempi specifici, però diciamo che cercando su online nomina RTD in forma associata, vengono fuori alcuni esempi di enti che l'hanno nominato in forma associata. In alcuni incontri precedenti avevamo fornito anche degli esempi di nomina, ma comunque sono facilmente reperibili online, quindi esempi di come gli enti hanno stilato le convenzioni, quindi di come sostanzialmente hanno proceduto. Mi sembra di aver risposto a tutto, anche perché ho quasi finito la voce, quindi non so se c'è qualche. Ok. Stanno arrivando Non ancora so se qual domande direttamente in chat. Stelio, guarda. Ok, provo a vederle.
Scusatemi, non ho trovato di ascoltare le risposte del CNEL, è già stato discusso di obblighi temporali per gli enti locali. Sì, rispetto al piano abbiamo detto che non diamo un'indicazione specifica, ma ovviamente al momento non diamo un'indicazione specifica, proprio perché siamo consapevoli che gli enti molto spesso hanno programmazioni differenti. Esiste una versione operativa del piano triennale, ad esempio una ricostruzione di un foglio Excel dove si possono fare filtri e raggruppamenti per indici. Diciamo che no, nel senso che è proprio quello che stiamo provando a fare, è proprio quello che stiamo provando a fare attraverso il format, quindi di fornire sostanzialmente una versione in qualche modo operativa, che le amministrazioni possono utilizzare, come schema di partenza per la redazione del loro piano. Già presento un sottinsieme di contenuti dedicati alle giunte regionali. Se facciamo riferimento al format, no, è un format, cioè se la domanda è riferita al format, no, nel senso che è un format unico che abbiamo provato a standardizzare e che possa essere utilizzato da tutte le diverse tipologie di amministrazioni. Quindi, naturalmente, anche qui, se nel tempo ci renderemo conto che è una sollecitazione che ci arriva da diverse amministrazioni, sicuramente potrebbe essere anche un elemento da tenere in considerazione, oltre al fatto che da questo punto di vista sicuramente poi abbiamo parlato tanto del fatto che a Tendere andremo ad istituire, a creare una piattaforma di compilazione online. Naturalmente questo semplificherà, diciamo, molto l'attività delle amministrazioni e ovviamente in qualche modo endemicamente andrà anche in questa direzione. Per le scuole provvede il Ministero dell'Istruzione, dove è nominato anche l'RTD, giusto? Sì, c'è un unico RTD a livello centrale. Sto scorrendo la chat, mi sembra che non ci sia altro. Quindi non so se è riuscita a riconnettersi Federica e vuole dire Sì, due parole in sono qui, mi conclusione, oppure. scuso, sono sempre senza videocamera, quindi magari lascia accesa la tua, Stelio. E Non mi che sia un bel scuso, vedere, non ho però. potuto partecipare attivamente a questo webinar, ma sicuramente ne faremo altri sul tema del format. Per noi, come Agid, come gruppo di lavoro redazione piano triennale, è fondamentale e l'avete visto anche nella fase iniziale proprio di coprogettazione, uno scambio e un affinamento per arrivare a rendere questo format veramente uno strumento a supporto dell'attività di pianificazione e programmazione all'interno delle amministrazioni. E un supporto che poi avrà come anche risultati finali ovviamente un'omogeneizzazione di modalità tra di noi, tra le amministrazioni tutte, di portare avanti il percorso di trasformazione digitale, i temi, diciamo, dei contenuti nel piano triennale che fanno riferimento, che si appoggiano sul modello di evoluzione del sistema informativo pubblico, sono ormai, dopo la quarta edizione del piano, sicuramente un patrimonio comune, un patrimonio comune a livello di conoscenza, e speriamo con questo percorso insieme del format e della piattaforma di rendere un patrimonio comune anche a livello più operativo. Io ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio Francesca Zampa e lascio la parola alle conclusioni di Patrizia, immagino, un saluto finale. Allora, grazie mille, grazie Federica, e sicuramente, come hai detto tu, avremo occasione affinché tu possa illustrare ancora e parlare del format per la compilazione del piano triennale. Io vi do soltanto l'appuntamento a venerdì prossimo, sempre alle 10. Venerdì prossimo parleremo della spesa ICT della PA. Agid presenterà la rilevazione che ha fatto per il 2021 e vi illustrerà i risultati in maniera comparativa anche con le rilevazioni precedenti, quindi saranno, diciamo, in qualche modo illustrati
le evoluzioni e i trend di quest'anno, dell'anno appena passato. Vi parleremo anche un po' di più di quello che vi ha accennato oggi Stelio, cioè della community degli RTD, dove probabilmente sarà possibile approfondire molti degli argomenti che voi avete toccato in chat, e quindi anche diciamo, la parte del format per il piano triennale. Diciamo, stiamo lavorando per fare in modo che questa community poi possa essere veramente un luogo di informazione, di approfondimento, ma anche di scambio tra di voi, perché a questo proposito volevo ringraziare particolarmente Francesca Zampa di ACI, che ci ha diciamo, fatto capire in maniera approfondita, visto la sperimentazione appunto che ha fatto il suo ente, come è possibile diciamo, avviare una compilazione corretta ma anche cosciente, come ha detto qualcuno in chat, del piano triennale. Vi ringrazio ancora a tutti, partecipate appunto al prossimo webinar che è l'ultimo, quello che chiude questo ciclo. Vi saluto e vi do l'appuntamento a venerdì prossimo. Grazie ancora a tutti, grazie mille.